Allora ragazzi, oggi facciamo le zeppole salate. Zeppole salate di cavolfiore. Quindi, gli ingredienti sono, eccoli qui, 400 g di farina 00, 250 di cavolfiori già cotti, lessati, 15 g di lievito di birra e un po' d'acqua. Allora, iniziamo con mettere nella farina del sale. Ovviamente i cavolfiori sono stati lessati in acqua salata. Quindi dopo il sale mescoliamo, formiamo un buco nel mezzo e andiamo a mescolare i nostri cavolfiori. E cominciamo a impastare piano piano. Dopo un po' versiamo il lievito. Impastate. Quando si è incorporato il lievito, l'imposto si è incorporato quasi tutto, aggiungiamo un po' di acqua calda e deve risultare di questa consistenza qui, né troppo duro né troppo lento. E cominciate a sbattere. Per 2-3 minuti. Dopo 2 o 3 minuti che avete sbattuto l'impasto, coprite con uno straccio e lasciate sviluppare la lievitazione. Ok, dopo che si è sviluppata la lievitazione, ci bagniamo i polpastrelli con dell'acqua, poi prendiamo un pezzo di impasto e nel mezzo formiamo un buco e poi lo andiamo a mettere nell'olio di semi. Guardate, le polpastrelle ci aggiungiamo un impasto, poi nel mezzo si fa il buco, così, e si immerge nell'olio, piano. Ok. E poi le fate cuocere in olio. Girate. Almeno un minuto e mezzo per lato fate friggere.
Ok, le nostre zeppole salate sono pronte ai cavolfiori. Mettete in un piatto, poi mettete due bei pomodori secchi e delle alici sott'olio. Do e c'è da mangiare. Anche una glassa all'aceto balsamico.